Allora, il tema di oggi è un tema particolarmente rilevante per diversi motivi. È rilevante perché intanto ci riguarda tutti, come direi quasi siamo vittime e carnefici nel trattamento dei dati personali. Ci riguarda tutti perché i nostri dati sono nella rete e vengono trattati da tanti soggetti pubblici e privati e siamo in qualche modo anche responsabili del trattamento dei dati, dei cittadini che sono utenti della pubblica amministrazione e dei nostri servizi. La domanda di chi sono i miei dati è quella che ognuno di noi si dovrebbe, porre nel momento in cui, naviga su internet, si profila per i diversi servizi. Non so voi, ma io ormai mi sto abituando, quando cerco anche qualcosa su Amazon o sui siti, a usare navigazione nascosta per evitare che poi, solo perché ho cercato un libro o un'automobile, mi appaiano continuamente proposte di vendita di quegli oggetti. È un segnale del fatto che niente accade quando siamo collegati in rete che non sia tracciato e visto. Quindi di chi sono i miei dati è la domanda che anche ogni cittadino si dovrebbe porre. Ricordo solo questa cosa: tra le competenze digitali di base definite dall'Unione Europea nel quadro DigiComp, una delle cinque competenze riguarda il navigare in sicurezza, cioè il come ognuno dovrebbe dotarsi di quel minimo di conoscenze per poter utilizzare la rete con un minimo di controllo sui dati che inserisce. Dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni, direi che ci deve essere una particolare attenzione a questo bene. Noi trattiamo dei dati che in qualche modo sono, qualcuno l'ha definita la benzina dell'economia moderna, ma che sono di rilevanza fondamentale per i singoli cittadini, ma anche poi per le imprese. Ovviamente conoscete Google, Amazon, Facebook, tutti i soggetti che hanno in qualche modo sviluppato il loro mercato con i dati di milioni e milioni di utenti. Il problema riguarda ovviamente anche la pubblica amministrazione, anche le piccole amministrazioni. Recentemente a Cagliari ho assistito a un seminario con Antonello Solo, il garante della privacy, al quale un sindaco, il sindaco di Nuoro, aveva rivolto un accorato appello dicendo: ma noi con le risorse limitate che abbiamo, oggi abbiamo difficoltà anche a riparare i servizi sanitari delle scuole. Come possiamo occuparci, investire risorse per rispondere a tutte le indicazioni e le richieste che vengono dal regolamento europeo del trattamento dei dati? E uno dei giuristi presenti, Francesco Micozzi, aveva risposto giustamente: attenzione, oggi è più importante fare un buon trattamento dei dati che riparare i servizi sanitari. È più rilevante avere cura dell'igiene dei dati dei nostri cittadini piuttosto. Ovviamente sono importanti entrambe le cose, però era secondo me la risposta giusta rispetto a un fatto che si deve creare una sensibilità verso la rilevanza di questo tema. Si deve pensare che questo è un tema fondamentale di diritti di cittadinanza digitale esattamente quanto gli altri diritti di cittadinanza. Quindi questo seminario serve anche un po' a portare l'attenzione su questo aspetto, cercare di essere in qualche modo anche portatori all'interno delle nostre amministrazioni di questo segnale. Si deve dare attenzione ai dati personali. Il mondo che è cresciuto intorno ai dati e a internet ha spinto alla necessità di definire delle regole, soprattutto di definire delle regole che in qualche modo siano condivise, almeno in Europa, tra i diversi paesi. Per questo motivo che è nato questo regolamento, un regolamento che è già attivo, operativo, adesso dopo di me Modafferi e Belisario ve ne parleranno nel dettaglio, ma che, come spesso succede in Italia, siccome
quindi si aspetta il momento nel quale diventa ineluttabile applicarlo, da maggio dell'anno prossimo diventerà operativo anche con le sanzioni. Quindi la sensibilità che secondo me va creata all'interno delle amministrazioni è che non si deve aspettare all'ultimo momento. Siamo già in ritardo, secondo me, chiedo proprio ai nostri relatori di dare riscontro di questa mia idea. Abbiamo preparato un brevissimo questionario che chiederei a Gianluca di mettere online per avere un'idea tra i partecipanti a questo webinar, quante amministrazioni hanno già individuato il responsabile per la protezione dei dati. Diciamo non il responsabile della privacy, proprio il responsabile della protezione dei dati ai sensi del nuovo regolamento. Serve per avere come dire, un elemento, è come il barometro che indica se la pressione sale o scende, dove siamo messi. Quindi mentre rispondete, mi accingo a passare la parola a Modafferi. Ricordo che questo regolamento si applica sia ai gestori di dati privati che alla pubblica amministrazione, quindi è un regolamento del quale noi siamo beneficiari nei confronti sia delle società, delle multinazionali che trattano i nostri dati, ma siamo allo stesso tempo responsabili nei confronti dei cittadini. Mi fermerei qua, siamo alle 10:11 e passo la parola a Modafferi che introdurrà nel dettaglio queste tematiche. Buongiorno, sono Francesco Modafferi e sono il dirigente del Dipartimento Libertà Pubblica e Sanità del Garante per la protezione dei dati personali. E in questa mia presentazione mi collegherò a molti degli argomenti che il dottor Marras ha utilizzato per introdurre il nostro lavoro di oggi, in particolare con riferimento al contesto. Si diceva prima che i nostri dati sono sempre più diffusi, sempre più utilizzati, costituiscono la vera fonte di energia dell'economia digitale. Si fa spesso riferimento all'impatto che il trattamento dei dati ha nei confronti dei soggetti privati, delle grandi multinazionali, delle grosse società, ma da questo punto di vista l'amministrazione pubblica, seppur con una tempistica diversa rispetto al settore privato, è ormai assolutamente e stabilmente da qualche anno direi sul podio dei protagonisti, perché la forte spinta politica, sociale da parte dei cittadini alla digitalizzazione della pubblica amministrazione ha reso la pubblica amministrazione sempre più proattiva nel trattamento di dati, molto più di quanto potesse essere solo qualche anno fa. Quindi parlare di protezione dati personali e pubblica amministrazione oggi è un tema di grande attualità e di grande impatto per i cittadini. Tanti vantaggi possono derivare ai cittadini per effetto della digitalizzazione, per effetto di un impiego sempre più efficiente dei dati personali, ma all'aumentare di queste opportunità sono collegati anche altrettanti rischi. Un primo aspetto da considerare è chiarire che cosa intendiamo per trattamento dei dati nell'ambito del settore pubblico. Non intendiamo solo il trattamento di dati che si svolge all'interno delle stanze della pubblica amministrazione, del comune, della ASL, per esempio, dell'università, ma poiché la pubblica amministrazione da tanto tempo ormai si avvale di soggetti esterni che svolgono servizi proprio di gestione dei dati, delle banche dati, tipicamente outsourcer o società in-house, il perimetro del trattamento dei dati effettuati nell'esercizio di un compito di interesse pubblico o Mi scusi, dottor Modafferi, le chiedo di parlare un pochino più ad alta voce, per favore, di avvicinarsi leggermente più al microfono perché molti utenti chiedono di alzare il volume oppure di alzare il microfono, il volume del microfono come l'avevo fatto vedere prima, menu a tendina, regola volume, alzarlo un pochino, oppure semplicemente parlare un po' più ad alta voce.
Ok, perfetto. Allora un po' più a voce alta. Della Grazie, scusi voce. se l'ho interrotta. Quindi dicevamo che il perimetro del trattamento in ambito pubblico è un perimetro che va considerato in una dimensione molto più ampia di quello tradizionale del trattamento fatto nelle stanze della pubblica amministrazione, ma riguarda anche i trattamenti che per conto della pubblica amministrazione sono effettuati da soggetti privati, oppure da società in-house. La pubblica amministrazione quindi oggi è una pubblica amministrazione sempre più proiettata nella dimensione digitale. Questo offre molte opportunità di sviluppo, di efficienza dei servizi, ma talvolta non mancano anche le contraddizioni. Non sempre questo sviluppo digitale della pubblica amministrazione è armonico in tutti i suoi aspetti e soprattutto non sempre a fronte della volontà di rendere questo servizio in maniera sempre più diffusa, vi è un'adeguata consapevolezza di tutti gli aspetti connessi al trattamento di dati, dal punto di vista della sicurezza del trattamento e più in generale dal punto di vista della protezione dei dati, cioè del rispetto di tutte le regole che oggi il codice in materia di protezione dei dati personali e tra poco il regolamento europeo prevedono debbano essere rispettate da tutti i soggetti che trattano dati e in particolare dalla pubblica amministrazione. Dire che il cambiamento, che il 2018, il grande cambiamento dal punto di vista della protezione dei dati e il regolamento europeo è un po' guardare il dito e non la luna. Il regolamento non è altro che l'effetto dell'enorme cambiamento che sta attraversando la vita di tutti i cittadini, di tutte le persone oggi per effetto dell'impatto della tecnologia e quindi il regolamento non è altro che il tentativo del regolatore europeo di aggiornare delle disposizioni che ormai erano molto datate. Il regolamento abroga infatti la direttiva 95/46 che dopo 20 anni, diciamo, di esercizio è arrivata in qualche modo al capolinea. La velocità esponenziale del cambiamento fa prevedere che la vita del regolamento sarà molto più breve della vita della direttiva che lo ha preceduto, proprio perché il mondo cambia con una velocità tale che anche le regole sono destinate a essere continuamente in evoluzione. Questo poi fa capire un aspetto che è in qualche modo connesso e tradizionale della protezione dei dati personali, cioè lo stretto legame, la stretta connessione che esiste tra l'evoluzione della protezione dei dati e il progresso tecnologico. È stato sempre così sin dall'inizio. La prima elaborazione del concetto di protezione dei dati o di privacy risale proprio all'ingresso delle prime tecnologie, la macchina fotografica, la stampa rotativa, cioè tutte quelle tecnologie che per l'epoca significarono un grande momento di svolta perché consentivano molto più efficacemente, molto più velocemente di trasmettere informazioni, di condividere informazioni e quindi anche di aumentare l'impatto di eventuali violazioni appunto della sfera privata delle persone. Quindi il regolamento è l'effetto dell'evoluzione, questo è parte dell'essenza della protezione dei dati personali. Ora, se questo è il contesto, andiamo a vedere un po' più da vicino qual è l'impatto invece del regolamento, almeno nei suoi aspetti più importanti. Ecco, vedete, nel considerando del regolamento, cioè in quella parte che precede l'articolato del regolamento stesso, considerando 6 e 7, il legislatore europeo fotografa questa situazione di cui ho appena parlato, cioè il fatto della necessità di prevedere delle regole che aumentino il controllo dei dati personali e la certezza giuridica del trattamento in funzione dell'evoluzione, della rapidità dell'evoluzione tecnologica che
è un dato che non ha mai avuto precedenti nella storia dell'uomo. Quindi, diciamo, per assicurare al sistema, alla società digitale, quell'elemento fondamentale che è la fiducia, l'elemento della fiducia delle persone rispetto a queste evoluzioni, era necessario prevedere un quadro giuridico aggiornato che consentisse alle persone di sentirsi protette anche nell'ecosfera digitale che si sta sempre più definendo. Il regolamento, questo lo diciamo sempre, non stravolge le regole di protezione dei dati personali che la gran parte di noi ormai è abituata a conoscere. Molti dei principi generali, il principio, la ripartizione tra dati personali comuni e dati sensibili, la trasparenza del trattamento, l'esistenza di un'autorità di controllo, i suoi poteri, la possibilità di fare reclami all'autorità e il tema delle responsabilità sono temi che c'erano nel quadro che noi conosciamo della direttiva e quindi della sua legge di recepimento, il codice in materia di protezione dei dati personali e che ritroviamo, seppur ovviamente con degli aggiornamenti, anche nel regolamento. Regolamento però che introduce inevitabilmente anche delle novità, novità che hanno varie sfaccettature, che riguardano l'ambito territoriale di applicazione, l'introduzione del principio di accountability, sul quale ci soffermiamo subito dopo. Oppure della progettazione dei dati, della protezione dei dati fin dalla progettazione, la valutazione di impatto privacy, la figura del responsabile della protezione dei dati, che per l'Italia è una novità perché non era prevista nella disciplina del codice, la certificazione, eccetera. Ora, se andiamo a vedere i principi che devono caratterizzare il trattamento, nella loro articolazione, devo dire, non troviamo grosse novità. I principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, di limitazione delle finalità, minimizzazione di dati, esattezza e limitazione della conservazione, infatti, erano già i principi che caratterizzavano l'articolo 11 del codice privacy, quelli ai quali ci siamo sempre attenuti in questi anni nell'effettuare il trattamento. A questi si aggiunge il principio di integrità e riservatezza, che è un po', come possiamo dire, un riconoscimento, un aumento di grado del principio dell'integrità e riservatezza che prima non era ricompreso nel perimetro dei principi e che adesso invece diventa anch'esso un principio generale del trattamento. Ma la vera novità in tema di principi è rappresentato dal principio di accountability. Ora, accountability è un termine inglese che non ha un equivalente veramente efficace nella nostra lingua. È tradotto nel regolamento con termine principio di responsabilizzazione, ma responsabilizzazione non esprime nella nostra lingua il contenuto complessivo che invece la parola accountability nel linguaggio anglosassone esprime. Contenuto che riguarda sia il rispetto dei principi, quindi accountability significa rispettare i principi applicabili al trattamento, ma nello stesso tempo anche essere in grado di comprovarlo. Quindi potremmo dire che accountability si declina come voce del verbo dimostrare, cioè provare una verità con un ragionamento logico o con prove di fatto. Essere accountable quindi vuol dire rispettare le regole di protezione dei dati personali e all'occorrenza essere nelle condizioni di poter dimostrare di averle rispettate. L'accountability nel disegno del nuovo regolamento europeo configura una vera e propria trama, potremmo dire, nel senso che il regolamento è intessuto in tanti punti da questa esigenza di comprovare di aver rispettato qualche aspetto del regolamento. E in questa immagine vedete riportati il numero dei considerando nei quali
Il verbo dimostrare è inteso nel senso dell'accountability e riguardano due, il settore privato, il consenso e il legittimo interesse del titolare, mentre gli altri azzurri sono temi che riguardano tanto il settore privato quanto il settore pubblico. Andiamo a vedere da vicino alcuni di questi considerando per capire la logica a cui si ispira il regolamento. Per esempio, il considerando 77 che riguarda la sicurezza del trattamento e nel quale si dice che gli orientamenti per la messa in atto di opportune misure e per dimostrare la conformità da parte del titolare o del responsabile del trattamento, in particolare per quanto riguarda l'individuazione del rischio connesso al trattamento, potrebbero essere forniti attraverso codici di condotta, certificazioni, linee guide del comitato oppure le indicazioni del responsabile della protezione dei dati. Quindi vedete una logica in cui si dice misure di sicurezza del trattamento che occorre dimostrare e la possibilità di dimostrare in base al regolamento è offerta in funzione dell'adesione a codici di condotta, a certificazioni, linee guida del comitato quando ci saranno e le indicazioni del responsabile della protezione dei dati che è proprio il soggetto di cui parliamo all'interno di questo incontro, di questa lezione. Un altro considerando importante, dove il tema dell'accountability emerge con chiarezza, è il considerando 78 che riguarda la privacy by design o by default, cioè in sostanza un'organizzazione logica che vorrebbe, pretende, che postula che i sistemi devono essere configurati in modo tale da limitare l'impatto del trattamento dei dati a quello che è effettivamente necessario rispetto a quelle che sono le finalità. E anche qui il regolamento punta molto sul fatto che il trattamento di dati sia configurato in maniera orientata rispetto delle regole del regolamento sin dalla sua progettazione. Per esempio, prevedendo che il responsabile della protezione dei dati sia coinvolto in maniera tempestiva sin dall'inizio dell'elaborazione delle valutazioni su un trattamento, proprio per poter dare un contributo che vada già nel senso di limitare al massimo i dati trattati sin dall'inizio. E un punto importante che vedete qui rimarcato in questo cerchio rosa è che i principi della protezione dei dati, fin dalla progettazione di default, fin dalla progettazione e di default, dovrebbero essere presi in considerazione anche nell'ambito degli appalti pubblici. Ciò significa che i soggetti pubblici che acquistano soluzioni tecniche e tecnologiche sul mercato per il trattamento di dati dovrebbero inserire tra le caratteristiche, nelle richieste, diciamo in quello che potremmo definire il capitolato relativo all'acquisto della tecnologia, questi requisiti in modo da acquistare sin dall'inizio prodotti che siano già orientati, che siano già conformi in qualche modo alla disciplina prevista dal regolamento senza doverli adattare successivamente con tutti i costi connessi. Idem potremmo dire per quanto riguarda il tema del rapporto tra il titolare e il responsabile del trattamento. Qui parliamo del considerando 81 e anche in questo caso il considerando 81 ci dice che l'applicazione da parte del responsabile del trattamento di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi da parte del titolare del trattamento. Ciò vuol dire che nell'ambito del contratto, che nella logica del regolamento sostituirà la designazione al responsabile del trattamento che abbiamo conosciuto negli anni scorsi con il codice, nell'ambito del contratto che io faccio con il responsabile del trattamento, potrei prevedere, potrei richiedere al responsabile del trattamento
l'osservanza, l'adesione ai codici di condotta, che sono un oggetto importante dell'accountability che verrà ancora vuoto, perché dovranno essere questi codici di condotta progressivamente elaborati e approvati dalle autorità o dal board europeo, oppure l'adozione di meccanismi di certificazione potrebbero essere garanzie da richiedere a un responsabile del trattamento affinché in caso di controllo anche il titolare del trattamento possa, come dire, avere modo di dimostrare il rispetto del regolamento. Il registro delle attività di trattamento è anch'esso uno strumento dell'accountability del titolare, perché dimostra che è stata fatta una mappa dei trattamenti, che i trattamenti sono stati individuati, classificati, e quindi diciamo che il titolare del trattamento controlla il trattamento che è effettuato al suo interno, e così pure la valutazione di impatto privacy, considerando 78, anch'essa è uno strumento dell'accountability, perché dice che l'esito della valutazione di impatto privacy dovrebbe essere preso in considerazione nelle determinazioni delle opportune misure per adottare, da adottare per dimostrare che il trattamento dei dati rispetta il regolamento. E lo stesso meccanismo logico è previsto all'interno considerando 85, che disciplina la violazione di dati per le comunicazioni sulla violazione di dati personali o data breach. Bene, quindi attraverso questa carrellata vi rendete conto che quando ho cercato di dare dimostrazione concreta e tangibile del fatto che quando si dice che il principio di accountability caratterizza una delle novità, forse una o la principale delle novità del regolamento europeo, ho cercato di farvi capire in che modo questo poi si applica in concreto. Allora, accountability significa anche avere una responsabilità maggiore. Infatti, nella traduzione italiana, il principio di responsabilizzazione è una responsabilità maggiore da parte del titolare del trattamento. Il regolamento pretende da parte del titolare e del responsabile del trattamento un livello di maturità più alto di quanto non fosse prima il sistema del codice, che era un sistema molto basato su un'attività in qualche modo di autorizzazione preventiva, notificazione, che spostava l'asse del trattamento molto sull'autorità. Con il regolamento i titolari del trattamento hanno maggiore autonomia. I responsabili del trattamento hanno maggiore autonomia, ma questo però è bilanciato da un grado maggiore di responsabilità, come del resto succede sempre nella vita. Quindi ma a maggiore autonomia deve corrispondere maggiore responsabilità. Laddove l'autonomia venga concessa senza una responsabilizzazione sufficiente, si aprono le porte a possibili disastri. Questa comporta la necessità di competenze, di competenze, di competenza. Cosa manca oggi? Qual è la risorsa scarsa che anche attraverso le attività odierne bisogna cercare rapidamente di colmare? La competenza, una competenza che non è una competenza, non può essere una competenza che riguarda solo il responsabile della protezione dei dati personali, solo una funzione, ma è una competenza che deve riguardare tutte le funzioni dell'organismo pubblico, quella legislativa, amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica. È necessaria anche una visione, avere una visione rispetto al tema della digitalizzazione, che è un tema nella quale la pubblica amministrazione, che spesso la pubblica amministrazione ha subito, e in qualche volta ha cavalcato, ma senza avere una chiara visione di tutte le conseguenze collegate con l'innovazione, conseguenze che talvolta non sono sempre positive, oppure dietro a conseguenze o possibilità, opportunità, si nascondono anche rischi che ne devono essere valutati. Diceva bene il dottor Marras prima, quando
si riferiva al fatto che è importante per l'ente pubblico fornire servizi ed essere efficiente, ma questo non basta se poi questa fornitura di servizi avviene attraverso sistemi, procedure che possono esporre i dati dei cittadini a rischio. E la necessità, per quanto riguarda il regolamento europeo, è quella di avere un approccio sistemico. Come abbiamo visto, la trama dell'accountability che lega i vari aspetti, i vari adempimenti del regolamento, richiede una visione d'insieme, non un approccio, come dire, singolo, singolare, un pezzo alla volta. È necessario avere all'interno degli enti pubblici persone che abbiano una visione d'insieme dell'applicazione della disciplina e persone che siano in grado di applicare un metodo. Solo attraverso stimolando l'elaborazione di metodologie di lavoro, si potrà avere un'applicazione, come posso dire, conforme e corretta, se no, rischieremo di continuare ad avere situazioni in cui magari ci saranno alcuni aspetti fatti molto bene accanto però a situazioni molto non regolate, non precise, e questo non aumenta la sicurezza complessiva e la garanzia complessiva del trattamento. In tutto ciò, il garante che cosa sta facendo? Il garante ha avviato dal 24 maggio di quest'anno un'iniziativa importante per la pubblica amministrazione. Il presidente dell'autorità ha scritto una lettera ai vertici della pubblica amministrazione italiana, ministri, presidenti di autorità, presidenti di enti centrali, all'ANCI, alle regioni, alla conferenza Stato-Regione, insomma, in tutte queste lettere si diceva non solo che mancavano allora, adesso molto meno, 365 giorni al regolamento, ma si faceva qualcosa in più, si davano anche delle priorità. Le priorità che il garante ha dato in questa iniziativa tenevano conto del fatto che il quadro non è ancora completo, il regolamento è pienamente è in vigore, anche se diventerà pienamente applicabile solo dal 24 maggio, 25 ma 24 maggio del 2018, ma manca ancora una parte importante che proprio per il settore pubblico, oltre che per il settore della sanità, della ricerca, è particolarmente rilevante, perché il regolamento in molte parti opera lasciando agli stati nazionali la possibilità di precisare con proprie norme aspetti che riguardano, per esempio, il trattamento di dati sensibili, oppure il trattamento per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico. Quindi c'è una parte importante del regolamento che abbraccia buona parte del trattamento di pubblica amministrazione che dovrà essere definita nell'ambito dell'esercizio della delega che il Parlamento ha con la legge di delegazione europea dato al governo per rivedere le disposizioni del codice privacy, abrogando quelle che sono ormai espressamente quelle che sono di fatto già abrogate per effetto del regolamento, e modificando, adattando il resto della disciplina rispetto per renderla conforme al regolamento stesso. E questo però è un pezzo che arriverà nei prossimi mesi, quindi probabilmente a ridosso della data fatidica di piena applicazione del regolamento. E questa è una criticità che però, come il garante ha indicato nella lettera a cui facevo riferimento prima, non deve indurre alla tentazione di attendere, di aspettare gli eventi. C'è una parte importante del regolamento che può essere applicato da subito, a prescindere da quelle che saranno le scelte del legislatore, e su questo si è concentrato l'autorità. E le priorità, le vedete riportate qui, che avevamo indicato, erano designare rapidamente un responsabile per la protezione dei dati, istituire i registri
per le operazioni di trattamento e la procedura di gestione dei database. Questa iniziativa, questa attività sta proseguendo con degli incontri che stiamo tenendo sia con l'amministrazione centrale. Abbiamo tenuto il primo il 7 novembre a Roma presso la Banca d'Italia, a cui erano invitati tutti i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni centrali. Il secondo lo abbiamo tenuto a Milano il 4 dicembre e anche lì abbiamo avuto migliaia di iscritti e circa alla fine 800 persone che hanno partecipato all'evento del 4 dicembre, e il prossimo sarà il 15 gennaio a Bari, e quindi chiunque fosse interessato a seguire a partecipare a questi incontri potrà, attraverso il sito del Garante, individuare il link per iscriversi all'evento del 15 gennaio e seguire questo lavoro, laddove i funzionari e i dirigenti dell'autorità affronteranno come da programma alcuni dei temi più rilevanti del nuovo regolamento europeo per approfondire. Bene, dopo questa lunga carrellata generale, veniamo adesso all'ultima novità che riguarda proprio il responsabile della protezione dei dati, che è poi di fatto una sorta di follow-up di questo lavoro con la pubblica amministrazione, perché quando a giugno abbiamo iniziato questo lavoro, abbiamo invitato le pubbliche amministrazioni a venire qui presso l'autorità, abbiamo tenuto tre incontri con i rappresentanti della pubblica amministrazione, alle quali abbiamo chiesto di sottoporci quelli che erano i loro dubbi o le loro difficoltà nell'applicazione del regolamento, e il primo output, proponendoci di rispondere a questi dubbi, e le prime risposte sono quelle indicate, riguardano proprio questo ruolo chiave del responsabile della protezione dei dati. È un ruolo chiave soprattutto per la pubblica amministrazione. Per la pubblica amministrazione, perché il regolamento lo prevede obbligatoriamente in ambito pubblico. Questa figura di garanzia del responsabile della protezione dei dati è vista come una misura appunto di garanzia per il cittadino che è in qualche modo tenuto, tra virgolette, costretto a mettere i propri dati a disposizione dei soggetti pubblici, mentre per i privati ha la possibilità in qualche modo di scegliere, di selezionare. E quindi nei confronti dei soggetti privati la logica del consenso dell'interessato è la base giuridica ordinaria. E quindi, diciamo, nel mondo pubblico, tra le varie garanzie che il regolamento ha previsto, è proprio quella dell'istituzione di questa figura, che, come poi sarà approfondita nella presentazione dell'avvocato Belisario, ha dei compiti stabiliti, diciamo, tutta una serie di requisiti che il regolamento prevede e che svolge un'attività di raccordo tra il titolare del trattamento, gli interessati, cioè le persone i cui dati sono trattati dal titolare del trattamento, e l'autorità. Ecco perché lo possiamo definire un ruolo chiave. E proprio in funzione dell'importanza che l'autorità annette alla istituzione di questa figura all'interno della pubblica amministrazione, il primo tema rispetto al quale l'autorità ha deciso di fornire delle indicazioni operative è proprio quello del responsabile della protezione dei dati. E quindi venerdì sul sito del Garante è stato pubblicato, e lo potete trovare, questo documento. Sono sette FAQ che rispondono ai sette quesiti più frequenti che la pubblica amministrazione ha rivolto al Garante in materia di responsabile della protezione dei dati. E andiamo a vedere quali sono questi quesiti. Il primo è: quali sono i soggetti tenuti alla designazione del responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera A del regolamento? Sapete che l'articolo 37, paragrafo 1, lettera A, è l'articolo che dice che quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico,
l'istituzione del responsabile di protezione dei dati è obbligatoria. La difficoltà qui sta nel fatto che non c'è, come dicono anche le linee guida del gruppo articolo 29, che sono state approvate proprio con riferimento al responsabile della protezione dei dati, non c'è una definizione specifica di che cosa debba intendersi per autorità pubblica o organismo pubblico. Allora, per risolvere questa ambiguità, il garante, tra le sue indicazioni, ha dato come indicazione quella che devono ritenersi tenuti alla designazione del responsabile della protezione dei dati i soggetti che oggi ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 18 e 22 del codice, cioè in sostanza quelli che oggi, in funzione della differenziazione che il codice fa tra soggetti pubblici e soggetti privati, sono appunto i soggetti a cui il codice dedica la parte delle regole per il trattamento dei soggetti pubblici. In questo modo, e se questa indicazione, che come dire, potrebbe con il decreto legislativo subire qualche modifica, perché è sperabile che il decreto legislativo che sarà adottato, come dicevamo prima, per adattare il quadro nazionale delle regole al nuovo regolamento europeo, preveda invece un'espressa definizione di autorità e organismo pubblico, e tuttavia nelle more di questa definizione normativa il garante ha dato questa indicazione. Quindi in sostanza i comuni, le ASL, le regioni, eccetera, eccetera, sono soggetti che sono obbligati a istituire questa figura che dovrà essere designata al momento della definitiva entrata in vigore del regolamento. Quindi chi non lo ha ancora fatto ha ancora un po' di tempo, ma certamente occorre accelerare. Il garante aveva indicato la designazione del responsabile della protezione dei dati come priorità numero uno perché a questa figura riconnetteva una grande importanza nel processo di adeguamento al regolamento. Quindi ritardare la designazione di questa figura significa un po', come dire, rendere meno efficace questo processo di transizione verso il regolamento, proprio perché questa figura ha una funzione tra le tante di consulenza del titolare del trattamento, e perché privarsi di questo apporto in una fase così delicata e complessa come quella di transizione? La seconda domanda a cui il garante ha risposto è: nel caso in cui il responsabile sia un dipendente di un'autorità pubblica, che qualifica deve avere? Questa era un'altra delle domande spesso fatte dalla pubblica amministrazione. E in questo caso la risposta è che la natura dei compiti affidati al responsabile della protezione dei dati si sposa naturalmente con una figura di tipo dirigenziale, proprio perché è un soggetto che è tenuto a svolgere un ruolo di interfaccia con un soggetto esterno come l'autorità, con gli interessati, quindi ha un rilievo esterno perché deve rispondere alle richieste degli interessati che riguardano il loro trattamento. Quindi diciamo che di elezione questa figura, se è una figura interna, dovrebbe essere un dirigente. Siccome però il regolamento si applica a tutta la pubblica amministrazione, quindi a enti molto piccoli, che potrebbero avere difficoltà a individuare nella figura dirigenziale questa figura, allora se non è un dirigente potrebbe essere conferito questo incarico anche a un soggetto che abbia la qualifica di funzionario. Tuttavia, se così fosse, devono comunque essere garantite quelle caratteristiche di indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, tali per cui se è un funzionario non può dipendere da un altro dirigente che sia coinvolto nelle operazioni di trattamento, perché così facendo questo entrerebbe, diciamo, in conflitto con l'esigenza di assicurare quel carattere di indipendenza all'attività del responsabile della protezione dei dati.
Un'altra domanda molto frequente attiene al fatto che, come sappiamo, il responsabile della protezione dei dati va scelto in funzione della competenza, della specifica competenza professionale nel settore della protezione dei dati, ma non solo. Soprattutto in ambito pubblico, la competenza in materia di protezione dei dati personali deve essere anche accompagnata da una competenza amministrativa in relazione a quella che è il settore di attività dove opera il soggetto pubblico stesso. E in questo tema sono invalse da molto tempo certificazioni volontarie delle competenze professionali. E allora, come dire, il garante ha ribadito, cosa che peraltro aveva in parte già anche detto in una risposta a un ente sanitario di qualche mese fa, pubblicata sul sito, che il valore di queste certificazioni non hanno le certificazioni che attengono alla responsabilità della protezione dei dati, non equivalgono a abilitazioni nello svolgimento di questo ruolo. Quindi possono aiutare in un processo di selezione, ma non possono essere un criterio, come possiamo dire, esclusivo o un criterio di selezione, assoluto, perché, appunto, oggi la disciplina, il regolamento europeo in primis e anche la disciplina nazionale non richiedono questo requisito. Anche qui bisogna tenere presente che nulla esclude la possibilità che il legislatore nel decreto legislativo possa fare scelte differenti, ma allo stato questo è. Le ultime domande alle quali il garante ha risposto con questo documento riguardano l'atto formale con il quale deve essere designato il responsabile protezione dei dati. Il regolamento infatti parla di designazione, quindi occorre un atto. Ora, siccome il regolamento prevede, come sapete, la possibilità che il responsabile della protezione dei dati sia un soggetto interno, ovvero un soggetto esterno all'ente, nel caso del soggetto esterno, l'atto formale è il contratto che regolerà il servizio fornito di responsabile della protezione dei dati. Se invece il soggetto è un dipendente, un soggetto interno, bene, allora in questo caso l'atto formale dovrà essere realizzato con caratteristiche specifiche e allegato al documento pubblicato dal garante è stato predisposto un modello tipo a scopo orientativo che possa indirizzare le pubbliche amministrazioni nell'adozione di questo atto di designazione. Poi l'altro tema è se la designazione di un responsabile di protezione dati interno all'autorità richiede anche la costituzione dell'ufficio, di un ufficio apposito. Questo è un tema che dipende dalla dimensione e dalla complessità dei trattamenti effettuati. Va da sé che se parliamo di un ministero, di un ente previdenziale, probabilmente di una ASL, è un conto. Viceversa, se parliamo di enti molto piccoli, è possibile che questo compito possa essere in qualche modo svolto anche direttamente da una persona senza bisogno di avere uno staff. Quindi qui la risposta ovviamente è dipende dalla complessità e dalla possibilità. Il responsabile protezione dei dati deve avere la possibilità di svolgere tutti i compiti che il regolamento gli affida e quindi in questo senso come dire, necessario che tra le risorse che gli vengano fornite ci siano anche eventuali risorse umane per poter fare fronte ai propri impegni. Un altro quesito riguardava la possibilità che potesse esservi all'interno di un titolare più di un responsabile del trattamento. Questo è, diciamo, un aspetto che può riguardare soggetti molto grossi che effettuano tipologie di trattamento molto differenti. La risposta comunque dell'autorità è stata in senso negativo,
perché per quanto sia la complessità che deve essere, diciamo, gestita, che può, la complessità potrà essere gestita appunto attraverso la creazione di un ufficio, attraverso l'individuazione di referenti in diverse aree del titolare del trattamento, ma questa figura deve avere, dovrebbe avere una sua unicità. E infine, quali sono gli ulteriori compiti e funzioni che possono essere assegnati al responsabile della protezione dati? Perché il regolamento non richiede che sia una funzione esclusiva, però in qualche modo richiede, come dicevamo poco fa, che il responsabile della protezione dei dati abbia tempo sufficiente per fare fronte a tutti i compiti che il regolamento gli assegna. Per questo, anche qui è una valutazione difficile da dare in senso assoluto. Soprattutto in questa prima fase di applicazione del regolamento, gli impegni saranno particolarmente gravosi e quindi andrebbe considerata con grande attenzione la possibilità di dare questo incarico mantenendo eventuali precedenti impegni. Vi sono però alcuni aspetti, alcuni ruoli che sono sicuramente incompatibili con quello di responsabile della protezione dei dati e in questo documento, oltre che nelle linee guida del gruppo articolo 29, sono riportati alcuni esempi che, per esempio, quello del responsabile dei servizi informativi, ovvero quello dell'ufficio di responsabile dell'ufficio di statistica, cioè sono uffici che di per sé sono incompatibili con le funzioni del responsabile della protezione dei dati, perché da una parte sono soggetti che prendono decisioni sulle modalità, sulle misure di sicurezza del trattamento e non potrebbe lo stesso responsabile giocare due ruoli che lo porterebbero inevitabilmente a trovarsi in conflitto di interessi. Bene, io sarei arrivato a questo punto alla fine di quello che mi ero proposto di dire. Vediamo un po' le leggo, abbiamo tempo per dare domande. delle risposte. La prima è questa. Chiedono quando ci saranno le linee guida per realizzare i codici di condotta. Non so se vuole già rispondere, oppure comunque nella finestra sulla destra vede anche le altre domande che sono emerse. Allora, quando ci saranno, ma non so se ci saranno vere e proprie linee guida. Allora, il tema dei codici di condotta è un tema molto importante e molto variegato. Stanno già partendo delle iniziative, a dire la verità, nel senso che alcuni soggetti hanno già preso contatto con l'autorità manifestando l'intenzione di voler avviare l'elaborazione di un codice di condotta. I codici di condotta hanno la caratteristica di essere elaborati dalla categoria, diciamo così, da soggetti che appartengono a una categoria omogenea di riferimento. Dovrebbero avere caratteristica di rappresentatività e, secondo il regolamento, il codice di condotta dovrebbe andare a regolare, definire come si applica il regolamento in tutta una serie di aspetti molto ampi. All'articolo 40 del regolamento prevede la possibilità che i codici di condotta possano toccare molti aspetti definiti dal regolamento. Possono non trattarli necessariamente tutti, però diciamo che lo spazio è molto ampio. Quindi adesso, come dire, questa è un po' una palestra anche per noi. Ora, come dire, c'è un work in progress che naturalmente porterà col tempo, con l'esperienza, a poter anche individuare, diciamo, delle possibili linee guida. Intanto, però, l'idea è quella di cominciare a lavorare su alcuni di questi codici per vedere come si possono definire. Qualcuno chiede anche che Poi fine vedo faranno i responsabili del trattamento nominati secondo, le attuali. Allora, se il responsabile del trattamento qui si intende i responsabili del trattamento interni o
perché una delle domande che assilla la pubblica amministrazione è che noi abbiamo detto anche nell'ambito di questi incontri fatti che il responsabile interno del trattamento non è più una figura che avrà motivo di esistere con il nuovo regolamento, perché la figura del responsabile del trattamento che il regolamento prevede è la figura di un ente esterno rispetto all'amministrazione. Quindi i responsabili del trattamento interni non hanno più motivo di esistere con il regolamento, ciò non toglie però la possibilità che se un titolare del trattamento si è dato un'organizzazione privacy che funziona, nel senso che ha individuato al proprio interno delle figure a cui delegare alcuni aspetti del trattamento e questo sistema è ritenuto valido, anche con la nuova cornice, questo assetto può essere mantenuto, tuttavia, modificando questa definizione, questa denominazione, cioè togliendo, la definizione di responsabile del trattamento che non è più, non può più, diciamo, riguardare persone interne al titolare del trattamento. Ecco, sull'altra domanda che invece vedo, quella sulla incompatibilità tra il responsabile del trattamento e il responsabile dell'anticorruzione, su questo punto sì, il documento a cui facevo riferimento, pubblicato sul sito, si esprime non nel senso di una assoluta incompatibilità, come possiamo dire, di diritto tra i due ruoli, ma piuttosto direi su una diffusa incompatibilità di fatto sicuramente nell'ambito delle amministrazioni maggiori, laddove i due ruoli per la densità di incarichi, di impegni, di adempimenti sono di fatto inaffidabili, non affidabili a una medesima persona che rischierebbe di trascurare uno o l'altro. Però anche qui una delle difficoltà e che era un po' anche quella che il sindaco di Nuoro nell'esempio che aveva fatto il dottor Marras evidenziava, cioè soprattutto i piccoli enti che sono, come dire, sovrastati da tante fonti di regolazioni diverse che impongono figure nuove, adozione di figure in tempi che peraltro sono di contenimento dei costi e quindi con una scarsità oggettiva spesso di risorse. Ovviamente parlare di termini di incompatibilità assoluta poteva essere troppo complicato. Occorre tenere presente anche che gli enti pubblici, soprattutto se piccoli, possono ricorrere alla possibilità di designare un responsabile della protezione dei dati condiviso, cioè se i comuni sono piccoli, soprattutto afferenti a una stessa area geografica. La soluzione probabilmente migliore in questi casi potrebbe essere quella dell'individuazione di un responsabile protezione dei dati condiviso tra più enti che hanno la stessa natura e questo potrebbe essere sicuramente un meccanismo che può funzionare. Poi, Sembra che le altre domande un po' sono abbastanza in sintonia con queste, cioè c'è una forte preoccupazione tra le competenze e l'autonomia che questa figura dovrebbe avere rispetto ad altre. Mi permetto anche di aggiungere un elemento, perché noi abbiamo fatto nei seminari precedenti dei focus che riguardano altre figure che abbiamo ritenuto rilevanti, quella del responsabile della transizione digitale, una nuova figura prevista dal codice dell'amministrazione digitale, e il responsabile della gestione documentale, pensando sostanzialmente a questo, che se le amministrazioni vedono tutti questi ruoli come come dire, un obbligo, un adempimento da compiere, è chiaro che tutto diventa complicato e difficile anche da definire individuando le persone dell'organizzazione. Potrebbe invece essere importante cogliere queste come opportunità per ripensare le organizzazioni, cioè individuare queste figure perché comunque un'amministrazione deve evolvere verso il digitale e quindi
non so, il responsabile della transizione che dovrebbe rispondere ai vertici dell'istituto, dell'ente pubblico, ha bisogno del supporto di figure rilevanti come quello della gestione documentale che garantisce il fatto che tutto quello che viene prodotto in termini di documenti, di atti all'interno dell'organizzazione sia trattato in maniera digitale, quindi facilmente ricercabile, individuabile, che renda più facile la trasparenza, insieme alla figura responsabile del trattamento dei dati che, col quale stabilire anche una forma di alleanza per individuare il modo migliore per trattare i dati personali dei cittadini. Questa complessità dei tanti ruoli, probabilmente la strada è quella di organizzare e creare forme di collaborazione stretta tra queste diverse figure. Modafferi, lei cosa pensa da questo punto di vista? No, no, sono assolutamente d'accordo con quello che lei dice, nel senso che beh, questo si lega un po' con un aspetto che viene spesso sollevato, cioè quello dei costi, no? Si dice, beh, ma tutto questo ha un costo, ed è vero, perché negarlo? L'istituzione del DPO determina dei costi, anche perché abbiamo detto deve essere dotato di risorse, delle risorse, deve essere messo in condizione di mantenere la propria competenza professionale, vuol dire fare dei corsi, quindi ancora dei costi. Ma bisogna, ecco, quando il mio ragionamento, quando parlavo della necessità di avere una visione rispetto allo sviluppo digitale del paese. Possiamo pensare noi di prendere dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione tutti i vantaggi e non pagare alcun costo? Beh, questo mi sembra francamente un po' naif, oltre che molto pericoloso. Ovviamente spingere sul settore digitale determina efficienza, abbattimento di tanti costi. Bene, i costi che noi possiamo recuperare dalla digitalizzazione, investiamoli sulle persone che possono rendere questo processo di digitalizzazione più corretto possibile, più rispettoso dei diritti delle persone, perché se no il rischio che anziché ottenere grandi vantaggi possiamo incorrere in grandi disastri è molto alto. Quindi, se il responsabile di protezione dei dati è veramente una persona competente, esterna o interna che sia alla pubblica amministrazione, quando dicevo c'è bisogno di competenze mi riferivo proprio a questo, perché il responsabile di protezione dei dati è il primo, come posso dire, consulente, il primo referente del titolare del trattamento che quindi si dovrebbe giovare il più possibile della sua preparazione. Tanto più è preparato, tanto meglio le scelte che farà saranno orientate al rispetto Sì, delle regole. mi fermerei qua con le domande anche perché alcune precisazioni sicuramente verranno dall'intervento di Ernesto Belisario. Chiedo a Gianluca Finito di mettere sullo schermo la seconda domanda. La prima era quanti sono gli enti che hanno già nominato un responsabile? Circa il 30% ha detto di sì, quindi chiediamo a questo 30% quanti di voi hanno un responsabile interno e quanti un responsabile esterno? Sono sempre, ripeto, elementi di pura indicazione per capire cosa sta accadendo tra chi partecipa al webinar, non tra tutta la pubblica amministrazione. Ringrazio ancora, Francesco Modafferi. Passo la parola a Ernesto Bellisario. Vedo che comunque abbiamo più o meno un centinaio di risposte e l'interno prevale rispetto all'esterno, circa 80% al 20%. Prego, Ernesto. Dunque, buongiorno a tutti. Innanzitutto io chiedo come sempre conferma che l'audio, il video e le slide vengano correttamente ascoltate. Ok.
Grazie, quindi per il momento iniziamo con la tecnologia che ci soccorre, speriamo che lo faccia per la durata di tutto l'intervento. Dunque, io provo, ho seguito ovviamente con interesse l'intervento del dottor Modafferi e lo ringrazio perché mi consente di andare spedito e di provare a riprendere alcuni dei temi che evidentemente sono spinosi e proverò anche in chiusura a ragionare sullo spunto dato dal dottor Marras relativo al coordinamento con altre figure ed altri soggetti che sono all'interno delle pubbliche amministrazioni, cercando tra l'altro di ragionare anche non solo sul coordinamento tra i soggetti, ma anche sul coordinamento tra i diversi documenti. Questo è il breve sommario del mio ancor più breve intervento. Partiremo dal responsabile della protezione dei dati e poi arriveremo in fondo. Dunque, le premesse quindi sul regolamento sono state ovviamente già sviscerate nell'intervento che mi ha preceduto. Proviamo a ragionare sulla centralità di questa figura, sfogliando le norme, gli articoli del regolamento, l'articolo 38,1 del regolamento del GDPR ci dice che il titolare del trattamento e il responsabile si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. Inoltre, il comma 2 ci dice che il titolare e il responsabile sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione di tutti i compiti che gli conferisce l'articolo 39, fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti per mantenere la propria conoscenza specialistica. Quindi, come vedete, l'articolo 38 ci dà un riconoscimento della centralità di questo ruolo che titolare e responsabile, ovviamente con le precisazioni che sono state premesse, devono mettere nelle condizioni migliori di poter operare. Perché? Perché i compiti che vengono assegnati al DPO, al RPD, come lo vogliamo chiamare, sono assai importanti e centrali. C'è quello di informare e fornire al titolare responsabile, nonché ai dipendenti che seguono il trattamento, consulenza in merito agli obblighi normativi in materia. C'è la sorveglianza sull'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché delle politiche in materia del titolare o del responsabile, comprese l'attribuzione di responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa al trattamento e al controllo in merito, sensibilizzazione e formazione che saranno sicuramente ancor più importanti nella fase di avvio, che è quella che stiamo vivendo, nella fase che quindi ci separa dal venerdì 25 maggio del 2018. Poi, tra i compiti che assegnati al DPO rientra anche fornire, se richiesto, pareri sulla valutazione di impatto, sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento, ancora centrale, e lo vedremo perché ritornerà tra gli adempimenti che le amministrazioni dovranno porre in essere, vi è la cooperazione con l'autorità di controllo e soprattutto l'essere il DPO, il punto di contatto con il garante per la protezione dei dati personali per quelle che sono le questioni connesse al trattamento. La centralità del responsabile viene confermata dal comma 4 dell'articolo 38, in base al quale gli interessati, anche gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento. Ovviamente anche questo tipo di previsione si ripercuote sulla pubblicità e sull'adeguata pubblicità che lo vedremo deve essere garantita al DPO e quindi quei dati di contatto dovranno essere
resi noti con le modalità che vedremo tra un po'. Ovviamente, così come affermato dal dottor Modafferi, esistono già una serie di indicazioni importanti, ovviamente sul sito del Garante, ma poi anche eventualmente con i materiali del presente webinar potremmo metterle a disposizione. Esistono le linee guida del gruppo Articolo 29 in italiano sulla centralità di questa nuova figura, è previsto che il responsabile, se necessario con il supporto di un team di collaboratori, deve essere in grado di comunicare con gli interessati in modo efficiente e di collaborare con le autorità di controllo interessate. Ciò significa, fra l'altro, che le comunicazioni in questione devono avvenire nella lingua utilizzata dalle autorità di controllo e dagli interessati, volta per volta in causa. Il fatto che il responsabile della protezione dati sia raggiungibile, e vuoi fisicamente all'interno dello stabile ove operano i dipendenti, vuoi attraverso una linea dedicata o altri mezzi idonei e sicuri di comunicazione è fondamentale al fine di garantire all'interessato la possibilità di contattare il responsabile stesso. Con riferimento, e questo è sicuramente indicativo, alla responsabilità, perché è una cosa che molto spesso le amministrazioni richiedono, quali sono le responsabilità, dobbiamo fare attenzione a richiamare quanto riportato nelle linee guida del gruppo articolo 29, sulla base della quale viene chiarito che i DPO non rispondono personalmente in caso di inosservanza del GDPR, chiarisce, le linee guida chiarisce che spetta al titolare o al responsabile del trattamento garantire ad essere in grado di dimostrare che le operazioni di trattamento siano conformi alle disposizioni del regolamento stesso. L'onere di assicurare rispetto alle normative in materia di protezione dei dati personali ricade quindi sul titolare o sul responsabile. Il responsabile protezione dati risponde di quelle proprie specifiche funzioni che abbiamo ribadito in qualche slide addietro. Bene, detto questo, anche sulla base di quanto già riferito, è possibile ragionare sulla nomina del responsabile in una pubblica amministrazione. Abbiamo detto che il responsabile deve essere autonomo e dipendente, non deve ricevere dal titolare o dal responsabile istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti affidati, né essere soggetto a potere disciplinare o sanzionatorio, e deve avere le risorse necessarie anche per mantenere le proprie conoscenze specialistiche. Ritorniamo sulla qualificazione, domanda classica: quali sono le competenze che deve avere questo soggetto? L'articolo 37, paragrafo 5, ci dice che il responsabile di protezione dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39. Nel considerando 97, si prevede espressamente che il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali oggetto di trattamento. Quindi qui abbiamo due tipi di caratteristiche quando io devo procedere all'individuazione della figura: da un lato dei requisiti di professionalità, quindi deve essere un soggetto dotato di una conoscenza della normativa e di conoscenza specifica di quei trattamenti, quella che viene definita conoscenza specialistica. Il secondo attributo, ovviamente, così come già indicato nel precedente intervento, è quello relativo anche al ruolo, alla qualifica nell'ambito dell'organizzazione, naturalmente se si tratta di un soggetto interno, perché io devo avere un soggetto che sia in grado e capace di assolvere i propri compiti. Questo vale tanto nei confronti di un responsabile interno quanto di un responsabile esterno. Ovviamente questa capacità dovrò misurarla in modi diversi nell'uno e nell'altro caso. Il livello di conoscenza specialistica, è già stato detto, non trova una definizione tassativa, quindi così come chiarito dal Garante Privacy, ci sono queste indicazioni, le prime già del settembre del 2017 e le seconde di qualche giorno fa nelle FAQ che sono state pubblicate sul sito del Garante, specifiche proprio per l'ambito pubblico, prevedono che appunto deve avere questa figura un'approfondita conoscenza della normativa e della prassi, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. Questo è molto importante
dal momento che la gestione dei procedimenti amministrativi, nel caso di una pubblica amministrazione, quindi la latitudine, la tipologia di dati trattati, la tipologia dei trattamenti, delle misure di sicurezza che sono adottate, sono assolutamente peculiari e quindi meritano una adeguata professionalità. È specificato, ad esempio, gli esperti individuati dalle aziende ospedaliere in considerazione della delicatezza dei trattamenti effettuati, come quelli sulla salute o quelli genetici, dovranno preferibilmente vantare una specifica esperienza al riguardo e assicurare un impegno pressoché esclusivo nella gestione di tali compiti. E quindi, come vedete, anche in questo caso il garante ha coperto tanto la parte di esperienza e di competenze quanto la parte di idoneità di idoneità al ruolo. La normativa quindi non prevede, e questo vedo che ritorna anche nell'ambito degli interventi della chat, l'obbligo di possedere attestati formali. Nell'ambito della FAQ che è stata recentemente pubblicata, l'autorità ha chiarito che, pur essendo le certificazioni che vengono rilasciate da soggetti nell'ambito di attività formative, pur rappresentando, cito testualmente, al pari di altri titoli, un valido strumento ai fini della verifica del possesso di un livello minimo di conoscenza della disciplina e quindi della parte normativa, non equivalgono di per sé ad una abilitazione allo svolgimento del ruolo di responsabile, né sono idonee a sostituire il giudizio rimesso alle amministrazioni nella valutazione dei requisiti necessari al responsabile per svolgere i compiti previsti dall'articolo 39. A questo punto, dato atto di quelli che sono i requisiti e ricordato il valore delle certificazioni, che quindi è un valore che va preso cum grano salis e non con potere di titolo abilitativo necessario e sufficiente, le linee guida dell'articolo 29 ci indicano chi è il soggetto, ma questo è stato chiarito, e quindi realisticamente il titolare. Per quanto riguarda l'amministrazione, naturalmente a questo punto abbiamo la biforcazione tra il responsabile interno e il responsabile esterno. Nel caso in cui si opti per un responsabile interno, è quindi preferibile individuare una figura che abbia competenze, quelle che ci siamo detti prima, che però sia incardinata nell'amministrazione con un ruolo dirigenziale oppure con alternativa posizione organizzativa, comunque di livello apicale, proprio per metterlo in condizioni di poter adempiere al suo ruolo. Differentemente, non si riuscirebbe a garantire quella giusta autonomia che invece deve essere assicurata. Naturalmente, anche in questo caso, vedo le diverse domande, ad esempio, sul segretario generale dell'ente, bisogna fare attenzione ad evitare quelle situazioni, innanzitutto di carico di lavoro, così come è già stato chiarito più volte dall'autorità garante. E quindi bisogna evitare che il responsabile per la protezione dei dati abbia diversi altri ruoli che non gli consentano di affrontarlo. Ecco, quindi dobbiamo evitare, e questo lo specificheremo dopo, il fenomeno del collezionismo di cariche di responsabilità. La vedo francamente molto difficile che il segretario nell'ente, che è figura che già è oberata e dà una serie di altri compiti molto pervasivi, come ad esempio quello della responsabilità per la trasparenza, per la prevenzione della corruzione, oltre a tutto ad essere il vertice organizzativo dell'ente. Francamente possa avere il tempo necessario, sicuramente, molto probabilmente nella gran parte dei casi avrà le competenze per potersi dedicare a questa attività, oltre ad aggiungere il fatto che, come giustamente già enunciato dal
nell'intervento precedente, il responsabile per la protezione dei dati è un soggetto che non deve trovarsi in una situazione di incompatibilità perché evidentemente non può essere controllore e controllato allo stesso tempo. Nel caso, e quindi è già stato detto che per esempio i responsabili dei sistemi informativi non hanno la possibilità di poter ricoprire questa figura, anche se hanno le competenze necessarie perché nel corso degli anni hanno ragionato su questa normativa e hanno acquisito delle competenze specifiche. Nel caso di responsabile protezione dati interno, come previsto anche dalle linee guida e dalle FAQ del garante, è necessario un apposito atto di registrazione. Ma come ci siamo detti, abbiamo come dire, la possibilità di avere anche un responsabile esterno. Il responsabile, infatti, può far parte del personale titolare del responsabile, ovvero assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi. In quest'ultimo caso, il responsabile protezione dei dati sarà esterno e le sue funzioni saranno esercitate sulla base di un contratto di servizi stipulato con persona fisico-giuridica. Naturalmente, se la funzione di responsabile protezione dei dati è svolta da un fornitore esterno di servizi, i compiti potranno, essere efficacemente assolti da un team operante sotto l'autorità, di un controllo principale designato, e responsabile per il singolo cliente. In tal caso è indispensabile che ciascun soggetto appartenente al fornitore esterno operante quale RPD soddisfi tutti i requisiti applicabili così come fissati nel GDPR. E qui si pone un altro tema che molte amministrazioni hanno iniziato ad affrontare, e cioè il tipo di procedura con cui io affido l'incarico di consulente. Da questo punto di vista ci sono diversi orientamenti tra le amministrazioni. Vi è chi ha iniziato ad attribuirlo con un incarico di consulenza e chi invece, utilizzando e valorizzando anche quanto previsto nelle linee guida articolo 29, dove si parla di contratto di servizi, ha avviato delle vere e proprie procedure ai sensi del decreto legislativo 50 del 2016 e quindi l'incardinamento per l'affidamento di servizi. Naturalmente, quando io ragiono su un affidamento all'esterno, devo pormi una serie di profili. Il primo sui requisiti, faccio una sollecitazione del mercato per andare all'esterno, perché è ovvio che trattandosi non può ragionarsi di una prestazione di servizi infungibili, e beh, quindi è necessario che io definisca quali sono i requisiti nell'ambito della procedura selettiva che vado a realizzare. Questi requisiti sono dei requisiti che devono essere non discriminatori, quindi non potrò prevedere il possesso della certificazione, se ci siamo detti che la certificazione non è obbligatoria, perché laddove non giustifichi la necessità di una certificazione in quel determinato settore, questa clausola potrebbe apparire una clausola discriminatoria e quindi essere ritenuta illegittima. Devo poi prevedere l'importo dell'affidamento, naturalmente prevedendo la finestra temporale per cui provvedo a fare questo affidamento e l'eventuale periodo di rinnovo. Devo inoltre stare attento a verificare quali siano le effettive obbligazioni, richiamando tutti i diversi compiti che ci siamo detti, e anche magari prevedere quelle che sono gli specifici SLA. Ricordiamoci ad esempio in termini di presenza fisica presso gli uffici del titolare, visto che il nostro le linee guida, il regolamento, insomma, ci ricordano l'importanza di questa figura anche come conforto agli uffici e quindi o come punto di contatto con gli interessati, e quindi è necessario che questa sia una figura in qualche modo visibile o comunque attiva presso l'amministrazione. Oltre al fatto che è necessario che si tratti di una figura in grado di assicurare davvero la possibilità di un'interlocuzione con le autorità di controllo
Stato e con il garante per tutti gli adempimenti che effettivamente dovranno esserci. Mi pongo poi un altro problema, per questo l'ho segnato con il punto interrogativo in questa slide, che è quello della rotazione. Se io vado all'esterno, naturalmente, a scegliere il responsabile per la protezione dei dati, devo evidentemente sapere che esistono delle regole che per i soggetti che mi dicono che per i servizi che affido all'esterno devo applicare un principio di rotazione. Questo lo devo sapere assolutamente per il futuro e in modo tendenziale. Importante anche la previsione, e lo dico specialmente perché l'ho letta anche prima, ma è qualcosa che accade molto spesso per le amministrazioni, specialmente comunali, le amministrazioni piccole o piccolissime. Articolo 37,3 dice che qualora il titolare del trattamento o il responsabile sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile per la protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche, organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa o dimensione. Probabilmente può essere una soluzione corretta quella di lavorare su una gestione associata o comunque su una forma di collaborazione istituzionale, quindi immagino alle unioni dei comuni che già esistono e che magari già esercitano in modo congiunto le funzioni dell'informatica o della gestione documentale, ma anche alla parte di amministrazioni che, pur non essendo ancora riunite in unioni o consorzi, possano decidere di procedere in tal senso con degli accordi di collaborazione. Naturalmente, così come evidentemente enunciato dall'autorità garante per la protezione dei dati personali nelle sue FAQ, dovremmo stare evidentemente attenti a tutte le potenziali situazioni di incompatibilità. Gli adempimenti successivi alla nomina interna o esterna attraverso il contratto di cui abbiamo detto che passi per delle procedure selettive che le amministrazioni sono tenute a porre in essere sono quelle relative alla comunicazione del nominativo del responsabile protezione dati all'autorità garante e alla pubblicazione dello stesso tanto nella sezione amministrazione trasparente quanto in quella privacy del sito web istituzionale della pubblica amministrazione. Provo a rassicurarvi, nel senso che sono le 11:30 e quindi in teoria il webinar sarebbe dovuto finire qui. Provo, visto il vostro interesse, a finire nei prossimi minuti in modo da dare la possibilità di rispondere ad ulteriori domande che in questo momento stanno arrivando. Vi dicevo, tanto provveduto, è necessario, a mio avviso, che il responsabile interno esterno sappia che è necessario un coordinamento, come diceva il dottor Marras, con altre figure che sono presenti all'interno della pubblica amministrazione e che sicuramente hanno ruolo. Ad alcune di queste sono stati dedicati altri webinar di questo ciclo. Sono sicuramente responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale previsto dall'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale, che ad esempio, tra le tante altre cose, quindi responsabile sui servizi, responsabile sull'evoluzione dei sistemi informativi, ha una specifica funzione molto stringente sulla responsabilità per la sicurezza informatica, tanto nella pianificazione quanto nel coordinamento, quanto addirittura nel monitoraggio, e quindi è evidente che dovendosi l'RPD occupare anche di sicurezza dei dati, dovrà sicuramente interloquire e coordinarsi con il responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale. Vi è poi il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che è figura che, come voi sapete, ha ruolo e importanza centrale con riferimento alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente della pubblicazione di dati e documenti previsti dal decreto 33 del 2013. Poi vi è il responsabile della gestione documentale, figura prevista dal DPR 445 del 2000 e dal codice, articolo 44 del codice dell'amministrazione digitale, che sicuramente ha grande importanza per la gestione dei dati e dei documenti dell'amministrazione, così come il responsabile della conservazione documentale da nominare sempre
ai sensi del codice dell'amministrazione digitale. Il coordinamento con queste figure è necessario e indispensabile e quindi bisogna trovare ovviamente le forme sicuramente meno rigide, ma perché questi soggetti in qualche modo si parlino. Penso ad esempio all'adempimento sul registro dei trattamenti, quindi all'indicazione delle diverse misure di sicurezza adottate dalle amministrazioni, perché penso quali sono i documenti che possono essere in qualche modo rilevanti. Allora, oltre alla sezione trasparenza del piano triennale per la prevenzione della corruzione, in cui c'è scritto come l'amministrazione pubblica e cosa pubblica, vi sono dei documenti che in materia di sicurezza sono molto importanti e sono il modello di implementazione sulle misure minime di sicurezza previsto dalla circolare AGID numero 2 del 2017, quello che le amministrazioni sono chiamate ad adottare per la prima volta entro il 31 dicembre del 2017, ma che dovrà essere tenuto manutenuto nel corso del tempo con l'evoluzione del modello. Poi c'è il piano di sicurezza, che come ricorderete è contenuto importante, ed è allegato al manuale di gestione documentale, e il piano di sicurezza, allegato al manuale di conservazione dei documenti informatici. Infine, tra gli altri documenti, che pure, devono essere adottati e quindi che devono essere coordinati tra di loro per evitare che, rispondendo a soggetti diversi, non vi sia coordinamento tra gli stessi e quindi, evidentemente il presidio non sia adeguato, è il piano di continuità che il correttivo al codice dell'amministrazione digitale, che è stato approvato nelle scorse settimane, dovrebbe prevedere, e quindi a cui le amministrazioni dovrebbero assicurare, di cui dovrebbero assicurare la predisposizione. Bene, a questo punto io, sperando di aver dato qualche pezzettino in più questo webinar, vi chiedo se ci sono ulteriori domande oltre a quelle che avete già riportato, e naturalmente chiedo allo staff di Formex come organizzare questa parte conclusiva del webinar. Grazie. Finestra dedicata alle domande sono diverse, abbiamo poco tempo, direi puoi fare tu direttamente una selezione di quelle principali. Mi sembra evidente che alcune cose c'è bisogno di un approfondimento, quindi cercheremo nel 2018 di avere occasioni magari di riprendere queste tematiche. Chiedo anche a Modafferi se su queste ultime domande vuole intervenire. Vuol dire qualcosa? Direi magari di sintetizzare, non rispondere alle singole domande, ma sintetizzare delle conclusioni e pensiamo poi di approfondire questi argomenti in eventi futuri. In particolare, perlomeno a me sembra che ci siano alcuni aspetti operativi che sono rilevanti, come quello di definire il registro dei dati trattati, cosa significa, cosa si deve fare per renderlo operativo, come affrontare il tema del data breach, quindi alcuni aspetti più pratici, io direi che nel futuro sarebbe utile riprenderli, magari anche con il supporto e la collaborazione del garante. Vi darei la parola, Modafferi, farebbe piacere rivedere anche lei in webcam. 2 o 3 minuti di intervento finale, direi prima Ernesto per dare risposta a queste brevi domande e poi a Modafferi per una conclusione. Sì, allora, Dunque, allora io provo velocemente a dire, davvero in un minuto, a concentrare alcune delle domande che sono arrivate. La prima è qual è la tipologia contrattuale? Allora, si parla di contratto di servizi. Francamente, per la mia esperienza dei contratti della pubblica amministrazione, io la vedo in due modi. Non lo vedo come un parasubordinato, posto tra l'altro che le amministrazioni ormai un parasubordinato non possono averlo più, ai sensi della riforma Madia. Quindi, nella mia mente, o è un consulente, oppure è una prestazione di servizi. Molto probabilmente è una prestazione di servizi, comunque, cioè comunque siamo nel 50 del 2016 per quanto mi riguarda, ma in
in realtà cambia poco, si tratta di due incarichi che devono essere pubblicati e che passano per procedure selettive, perché io devo dare tra l'altro atto nell'atto di nomina, così come indicato anche nelle FAQ del garante, delle motivazioni per cui ho scelto una figura e non un'altra, e quindi questo dovrebbe eliminare ogni forma di discrezionalità e dovrebbe contribuire a selezionare la figura migliore. Leggo con domande che dicono: il DPO provinciale può essere lo stesso per i 33 comuni appartenenti all'ente? Allora io da questo punto di vista abbozzo una risposta, poi ovviamente per competenza la passo al dottor Modafferi. Francamente o lo staff di questo soggetto è adeguato, oppure seguire 34 enti, per quanto la complessità possa essere minima, stiamo parlando sempre di comuni con servizi sociali, e quindi il tema è quello di garantire che ci sia l'effettività e quindi non sia una nomina sulla carta, perché anche dall'intervento, dai tanti interventi dell'autorità garante, il ruolo cruciale di questa figura non è soltanto uno dei tanti responsabili, come spesso le amministrazioni sono state abituate in passato a ragionare, quindi c'è qualcuno che si prende questa nomina, la inserisce da qualche parte, e dopodiché passa tutto in cavalleria. Questo è un soggetto che soprattutto in fase di prima applicazione, ma poi sono sicuro anche in futuro, avrà necessità di lavorare, di essere messo in condizione di lavorare. Ho paura che queste nomine per un numero spropositato di enti possano essere incompatibili con l'esercizio di un lavoro serio e proficuo. Però, come dire, la mia è probabilmente una preoccupazione eccessiva, ma ripasso la palla al dottor Modafferi, vi ringrazio per l'attenzione. Bene, quindi sì, allora condivido in toto quello che diceva l'avvocato Belisario, anche con riferimento in particolare a questo ultimo quesito, e volevo provare, come dire, a chiudere con sottolineando alcuni aspetti che mi vengono anche dall'esposizione dell'avvocato Belisario. Il primo, il discorso del responsabile esterno o responsabile interno. Abbiamo detto che è una possibilità, una facoltà. È possibile, anzi è probabile, che oggi all'interno degli enti, soprattutto degli enti più piccoli, non ci siano quelle competenze immediatamente disponibili che il regolamento, in qualche modo richiede per svolgere questo ruolo. E allora in qualche modo sia una scelta molto condizionata quella di avvalersi di un soggetto esterno. Beh, vorrei dire però che anche laddove fosse così, si può guardare alla designazione di un responsabile esterno come una soluzione ponte per fare fronte nell'immediato a quel deficit di competenza, ma contestualmente sarebbe opportuno, anche per un discorso proprio di efficienza e di acquisizione di quella anche autonomia dell'ente pubblico, affiancare a questo responsabile esterno una persona interna all'organizzazione che nel giro di qualche tempo possa progressivamente acquisire quella competenza e quell'esperienza tale per cui allo scadere magari di un primo mandato, di un secondo mandato, possa ereditare questa funzione. L'altro punto importante che vedo che potrebbe essere un punto strategico è che i responsabili di protezione dei dati personali, soprattutto nel settore pubblico, possono svolgere al meglio le proprie funzioni se si crea una rete dei responsabili della protezione dei dati, perché in fondo i responsabili di protezione dei dati di un comune, un piccolo, di una provincia, di un'altra, di una regione o dell'altra, si troverà verosimilmente ad affrontare problemi molto simili a quelli degli altri colleghi nelle altre sedi, e quindi è importante, una volta che questa struttura dei responsabili della protezione dei dati sarà diffusa nella pubblica amministrazione, creare rapidamente una rete tra questi soggetti in modo tale che possano a questo punto beneficiare delle esperienze reciprocamente. Infine, l'altro punto che mi sentirei di sottolineare ai tanti responsabili della protezione dei dati che sulla base del sondaggio che abbiamo fatto sembrerebbero già essere stati nominati. Qui faccio un piccolo inciso: una volta che il responsabile della protezione dei dati è nominato, deve essere comunicato al garante la sua nomina. Io non ho visto arrivare tantissime comunicazioni, quindi può darsi che siano, come dire, in itinere. Adesso abbiamo messo un modello sul sito, quindi utilizzatelo. Se c'è questa
effettivamente questa nomina di designazione di responsabile, comunicatelo quanto prima all'autorità. Ma è importante quindi che queste persone imparino quanto prima a saper vendere le proprie idee. Lo diceva prima anche il dottor Marras. Se la cosa la si mette sempre e solo dal punto di vista dei costi, dell'adempimento, lo dobbiamo fare perché siamo costretti, è probabile che quella cosa, diciamo, non abbia un grande successo. Bisogna quindi, se si svolge questo ruolo, cercare di, come dire, approfondire le proprie conoscenze per attingere a quelli che sono i valori di fondo di questa disciplina e poi passare agli adempimenti, cioè soprattutto con i responsabili, con i sindaci, con i responsabili degli enti più grandi. Se la si mette solo dal punto di vista dell'adempimento o peggio delle sanzioni, secondo me si usa una strategia sbagliata. Bisogna cercare di far capire perché è importante che gli enti pubblici trattino i dati dei propri cittadini nel rispetto delle regole, perché fa parte della nostra società digitale. Senza queste regole, diciamo, una società digitale non può funzionare. Quindi, ecco, il mio così, suggerimento è proprio quello di adottare strategie di comunicazione, approfondire i temi, fare rete, e in questo l'autorità continuerà sicuramente, questo lo dico dal mio punto attuale di osservazione di dirigente del Dipartimento che segue la pubblica amministrazione, a fornire a tutti coloro che negli enti svolgeranno queste funzioni il proprio supporto. Io avrei finito. Grazie Francesco Modafferi, grazie Ernesto Belisario. Mi sembra che questo momento è stato utile per fare il punto su un tema particolarmente delicato e importante. Auguro buone feste e buon fine anno a tutti. Noi ci fermiamo con i nostri webinar per il 2017, ma vi ricordo che il 9 gennaio abbiamo un appuntamento importante con Paolo Coppola che racconterà i risultati della Commissione interparlamentare sullo stato di digitalizzazione del Paese. Mi permetto anche di suggerire, non è certo una lettura natalizia, ma la relazione della Commissione è un documento utilissimo perché dà un quadro d'insieme sintetico di quello che accade all'Italia digitale. Con questo, alla prossima occasione, vi saluto. Grazie ancora a tutti.